Allora, ciao ragazzi, siamo qui al Rock and Roll Club per festeggiare i 10 anni di rock and roll. Ovviamente vi devo presentare o Vabbè, insomma. minimo, dai, una cosa di quelle Dai, se dici classiche. così, no, Signore e perché non signori, ti ricordi madame e dei nostri monsieur. nomi. Esatto, io non so, ma chi siete? Ragazzi, finalmente siamo riusciti ad avere i Pancreas, non in toto, anche se poi dopo saranno live qui a Rock and Roll Club per Non si può festeggiare i dire. 10 anni. È Ma sorpresa, questo lì andrà non in lo onda sa dopo, nessuno. Ah, allora questo andrà in sì, onda dopo, comincia a ragazzi. suonare. Tranquilli che oggi ho tenuto nascostissima la vostra identità. Siete dei supereroi oggi, ve lo dico. Comunque, ragazzi, io volevo chiedervi, scusate le spalle intanto, No, vi volevo figurati. chiedere che cos'è per voi il rock and Comincio io. roll? Vai. Sì. Sì. Beh, per me il rock and roll è la vita ed è anche quello che sono. Credo sia capitato a tutti in quella fase adolescenziale dove non sai bene quello che devi fare, quello che non devi fare, sei un po' confuso, anche un po' impaurito Già. da quello che ti aspetta. E mi ricordo che quando io suonicchiavo la chitarra, che quando ho toccato la mia prima chitarra elettrica, l'ho Sì. messa in un amplificatore, il suono distorto, e ho fatto sbram, ho detto, ok, ho capito. Questo Ho è il mio capito. E mondo. da lì sono andato avanti, per cui Quindi il rock and roll è vita, è quasi io lo dico tutto. Sì. sempre. E invece Paletta, tu? Invece per me più che vita è la colonna sonora che ho scelto della mia vita, nel senso che comunque quando vai a comprare il primo vinile a 12 anni, 13 anni, sei lì, non sai ancora che cosa c'è dietro e tutto quanto. Cazzo, ho visto la copertina di Killer degli Iron Maiden, ho preso quello e ho capito che il rock and roll è Sapete la colonna che, sonora della sai mia che vita. anch'io Eddie mi ha cambiato la Ha vita? cambiato la vita. Poi era bello, soprattutto Beh. mi piaceva perché guardavo la copertina. No, ma sì, Nuasa, per quanto riguarda Ma la dico, musica, bellissimo non era. No, no, è beh, no. bello. No, Perché tu guardavi, io soprattutto sono stato affascinato, avevo 12 anni e mezzo, sono stato affascinato nei negozi dischi ancora quando c'erano, anzi a Mariposa a Milano l'avevo sì, preso, a guardare dentro le finestrelle che c'è la donna nuda, la donna che si toglie la è maglietta. vero, Cazzo, sì, ho detto, sentiamo, e ho sentito i Maiden e basta, mi è basta. venuta la voglia pure di suonare il basso, tutto, colonna sonora della vita. Bene ragazzi, siete stati super esaustivi, ma non avevo dubbi. E l'ultima domanda è insieme, un ricordo che avete in quanto pancreas del Rock and Roll Club? 1, 2, 3, Davide Davide Mozzanica. Mozzanica. Ciao Ciao Davidone! Davidone! Ciao ragazzi! Ciao!